Euphoria 2 riparte alla grande dopo l'incredibile finale della prima stagione. Per scoprire meglio cosa pensiamo dei primi episodi della seconda stagione della serie HBO con Zendaya, non vi resta che proseguire nel nostro video, ma prima ricordate di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella delle notifiche. È con un costante senso di pericolo che il pubblico va ad approcciarsi fin dal primo minuto al ritorno delle puntate di Euphoria. Un sentimento di malessere che, se era riuscito a penetrare la pelle degli spettatori con la sua prima uscita, in queste nuove puntate decide di infliggere in profondità i disagi che i personaggi stanno attraversando. Euphoria mantiene l'estasi raggiunta su quel finale di stagione precedente, portandola al punto di libertà massima. L'estetica si scollega da qualsiasi rimando al mondo tangibile, sperimentando ancora di più nella regia e nella messa in scena, isolando intere sequenze e rendendole pura espressione dello spirito intimo della serie, che predilige le suggestioni alle parole, l'immagine alla verità. La mano di Sam Levinson è più indipendente di quanto sia mai stato permesso a qualsiasi altro prodotto, creando un vero e proprio genere riferibile in tutto e per tutto a quella sua matrice, facendo di Euphoria un immaginario chiaro ed identitario, che lo rende inavvicinabile. L'amore per se stessi non esiste, e ha come possibilità solamente il riempire l'inadeguatezza con la meccanicità del sesso, mentre l'opportunità di rimanere puliti viene macchiata dal cedere senza più resistenze alle droghe, per perdersi così nel loro effetto anestetizzante. E vediamo l'inevitabile smarrimento anche degli adulti, padri e nonni che sono stati da giovani più o meno persi, destinati alla tossicità dalle convenzioni familiari o sociali, che hanno a loro volta avvelenato i figli. In Euphoria non c'è possibilità di salvezza, se non per il pubblico, nella sua bellezza. Scuotendo lo spettatore e abbandonandolo, la serie lo conduce fino all'interno del racconto e glielo trapianta direttamente nell'interiora. La vulnerabilità di personaggi e pubblico viene messa completamente a nudo, per una serie che è impossibile smettere di guardare, anche quando fa più male. Euphoria 2 è ancora meglio della precedente season. La serie HBO, in onda su Sky e Now, continua il suo percorso nei disagi e nel travaglio di un gruppo di adolescenti, esprimendo la loro interiorità attraverso la regia e la messa in scena. La seconda stagione è più astratta, cercando nell'estetica la propria forma espressiva e confermando un immaginario che appartiene solo a questa serie. Un senso di pericolo e di malessere verso i protagonisti di cui lo spettatore ha un sentore costante, alleggerito solamente dalla bellezza visiva del lavoro di Sam Levinson.